Efficiente Lab a Ragusa operativo. Finora il suo giudizio sul lavoro della regione per quanto riguarda questi hub che, fermo restando, dovranno arrivare sufficienti dosi di vaccino, consentiranno adesso una somministrazione sufficiente di dosi per i siciliani? Beh, io sono la persona meno adatta a poter esprimere giudizi sulla organizzazione dei punti vaccini. Voi siete attenti osservatori, avete sufficiente autonomia per verificare come la regione sia stata nel piano vaccini, che aderisce a quello nazionale, sia stata pronta, immediata e distribuita sul territorio, perché c'è la presenza anche nei distretti oltre che nelle città capoluogo. Per alcuni giorni siamo stati i primi in Italia in termini di quantità di vaccini somministrati, poi è arrivata la brutta notizia del blocco delle fiale e tutta l'Italia, tutta l'Europa ha dovuto fare i conti con questa ristrettezza. Se le notizie che arrivano da Bruxelles e da Roma sono confermate, col mese di aprile non dovrebbe esserci più un solo giorno di pausa. A Ragusa abbiamo 24 postazioni, oltre un centinaio di operatori sanitari fra medici e infermieri. Possiamo fare migliaia di vaccini al giorno, dalle 8 di mattina alle 20, divisi su due turni. Io credo che siamo fra le regioni in Italia che hanno saputo bene e prontamente rispondere a questa esigenza. Del resto ci dobbiamo necessariamente immunizzare e se non dovessimo più avere interruzioni nel mese di aprile, con l'assessore Razza abbiamo immaginato che entro settembre-ottobre potremmo avere concluso. Lei ha detto ci dobbiamo necessariamente immunizzare. Secondo lei nei prossimi giorni quanto sarà importante che le istituzioni ad ogni livello scientifico e politico rimarchino come statisticamente eventuali effetti collaterali di farmaci e vaccini siano minimi? Chiaramente la domanda trae spunto anche dal recente ritiro di AstraZeneca in Piemonte e dai, tra virgolette, casi sospetti in Sicilia. Cioè, è importante rassicurare e spiegare all'opinione pubblica. Ma verrà anche in Sicilia, lo ritirerete in Piemonte? Noi abbiamo affidato, come normale, alla magistratura il compito di accertare se esiste una correlazione fra il decesso, che costituisce comunque un fatto fortemente doloroso e noi siamo vicini come governo ai familiari dei deceduti, e l'effetto del vaccino stesso. È un compito che spetta alla magistratura. Proprio stamattina è stato effettuato l'analisi necroscopico e quindi aspettiamo fiduciosi. Per il resto abbiamo il dovere di non demonizzare, di non criminalizzare i vaccini. Non c'è altra soluzione, non c'è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid. E abbiamo preso atto che alcuni episodi hanno caratterizzato e alimentato una campagna di odio, ma quello si sapeva, c'erano i negazionisti sin dalla prima ora, ma noi non possiamo allinearci al coro di chi vuole escludere che la gente possa immunizzarsi. Noi abbiamo il dovere di tutelare la salute di tutti e fino a quando gli organismi sanitari nazionali e internazionali non avranno imposto misure restrittive o alternative o di divieto, abbiamo tutti il dovere di inchinarci di fronte al valore e al significato del vaccino. Presidente, un'ultima domanda le volevo fare. Da domani siamo in Sicilia in zona arancione, la Pasqua sarà in rosso per tutti. Secondo lei questa è l'ultima chance che abbiamo per riprendere vigore dopo Pasqua? Perché obiettivamente, non solo da un punto di vista economico, ma anche psicologico e emotivo, ci sono ampie fasce di popolazione che la salute viene prima di tutto, ma di restrizioni non ne possono più. Io credo che più che la restrizione sia necessario il sostegno. Parlo per le famiglie indigenti, le famiglie in difficoltà e parlo per gli operatori economici. A un imprenditore si può chiedere di stare chiuso 3, 4, 5 mesi se si tratta di salvare il diritto alla vita.
L'importante è che si metta quell'imprenditore e i suoi eventuali dipendenti nelle condizioni di poter sopravvivere, di poter andare avanti. Siamo al centro di una grande pandemia drammatica per certi aspetti. La Sicilia ha fatto oltre 4.000 morti, in Italia siamo a un numero neppure immaginabile nella seconda guerra mondiale con i bombardamenti anglo-americani. Quindi io credo che tutti abbiamo il dovere di sforzarci di conciliare la misura di chiusura per salvare la salute, ma al tempo stesso le misure di sostegno per continuare a vivere. Ho chiesto al governo nazionale, assieme ad altri colleghi governatori, di accelerare questo processo. La regione, come sapete, che vive di risorse derivate, ha fatto in parte la propria, ha svolto la propria funzione, ma si tratta di assolutamente di briciole rispetto a quello che invece lo Stato potrebbe fare arrivare. Continueremo a pressare, ho già chiesto un incontro con il ministro Giorgetti, l'altro ieri abbiamo sollecitato questa esigenza ai ministri Speranza e Gelmini. Il governo regionale sta facendo la sua parte, ma sappiate che questo è un criterio nazionale. Quando arriveranno al Piemonte i sostegni, arriveranno anche in Sicilia. Io mi auguro che si possa fare prima possibile, perché mi rendo conto che la gente non ce la fa più. E poi dobbiamo stare attenti ai bambini, ai ragazzi, che non possiamo tenere chiusi in una stanza. Con la scuola noi stiamo utilizzando, diciamo, una manica semilarga, stiamo evitando di chiudere proprio per non creare problemi di carattere psicologico e comportamentale ai nostri figli e ai nostri nipoti. La zona arancione, voluta da Roma, lo ricordo, non cambia nulla sul piano scolastico. Dove abbiamo dovuto dichiarare zona rossa, naturalmente si fa la didattica a distanza. Sono ottimista per natura, come deve essere chi governa un territorio, ma lasciatemi dire che se riusciamo a partire con questa gigantesca macchina della vaccinazione, per la quale desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari e i volontari della protezione civile che qui in Sicilia hanno dimostrato grande mobilitazione, guidati da Salvo Cocina, e che hanno allestito in pochissimi giorni i nostri punti hub. Ecco, se partiamo alla grande, io credo che davvero il peggio dovrebbe essere già alle spalle per tutti, per le famiglie, per gli operatori economici e per questa straordinaria terra che si apre ai turisti per tornare a vivere come era alla vigilia. E un grazie anche a voi per il lavoro che fate, non perché io sia un collega, ma perché sono fermamente convinto che la funzione della informazione in questo momento sia davvero fondamentale, più che in altri tempi. Lascio ulteriori restrizioni alla luce del decreto per quanto riguarda la Sicilia? Sono le stesse restrizioni che impone il DPCM. Magari nei prossimi 48 ore forse avete in mente di istituire qualche altro comune zona rossa? Questo lo sappiamo la mattina per il pomeriggio. Perché poi fate le ordinanze alle 9. Le zone rosse si fanno quando arrivano i rapporti del Dipartimento di Prevenzione e la condivisione del sindaco. Ma ad oggi quante richieste avete? In questo momento pendente solo una, sulla quale decideremo entro stasera. No, noi non facciamo aspettare molto per le zone rosse, anche se sembra una scelta sofferta e dolorosa. E la pendente sarebbe? Lei di quale stampa è? Comune di Sicilia, grazie. E diceva, scusa, l'altro? Il comune pendente quale sarebbe? Ci avrei un'altra domanda. Non è della provincia di Ragusa, è dell'Agrigentino. Facciamo parlare. Oggi stesso abbiamo inaugurato. Beh sì, è un lavoro che si aggiunge a tutte le altre sedi vaccinali e che non si sostituisce. Nelle prossime giornate, anche secondo il piano nazionale che è stato presentato ieri dal generale Figliuolo, si moltiplicheranno ulteriormente le sedi vaccinali. La protezione civile sta completando in maniera, devo dire, assolutamente di grandissimo livello un lavoro su tutte e 9 le province. Proseguiremo con ulteriori attività. L'idea è quella lì di iniziare
iniziare subito con degli hub nelle aree industriali per andare incontro anche alle esigenze del mercato del lavoro. Se le dosi attese nei mesi di aprile e maggio saranno confermate, la vaccinazione sarà imponente e quindi c'è bisogno di avere il maggior numero di sedi possibili e di chiamare alla mobilitazione la gran parte degli operatori sanitari. E io ringrazio moltissimo tutti i medici di medicina generale, tutti i professionisti che si sono resi disponibili, perché più aumentano le sedi vaccinali maggiore è l'esigenza di professionisti per effettuare le vaccinazioni. A proposito di dosi, quando è previsto l'incremento delle dosi di Moderna e l'arrivo di Johnson & Johnson? Johnson & Johnson è stato approvato ieri da AIFA, quindi la sua distribuzione per l'Europa dovrebbe iniziare con la fine del mese di marzo, forse nella prima settimana di aprile. Continua invece in maniera adeguata la distribuzione degli altri vaccini, verso i quali tutti e nessuno escluso noi dobbiamo avere quel sentimento di fiducia indispensabile, perché senza la vaccinazione non si riparte. Adesso via le categorie fragili. Partono le categorie fragili, la pianificazione prevede circa 500.000 persone in categoria fragile, sono i cosiddetti estremamente vulnerabili. Secondo il piano nazionale potranno prenotare la loro vaccinazione sul sito delle prenotazioni e quindi andando su siciliacoronavirus.it, e anche questo è un passo in avanti. Voglio dirlo perché in questi giorni ho letto tante cose. La Sicilia, come tutte le regioni italiane, non ha deciso autonomamente quale ordine dare alla priorità di vaccinazione, ma ha attuato un primo piano che era stato quello predisposto dal commissario Arcuri, che teneva conto di alcune categorie e anche dei servizi essenziali e che si era reso necessario, lo ricordo, perché all'inizio uno dei vaccini aveva un limite di età a 55 anni. Gradualmente si è innalzato fino agli 80 anni e il governo nazionale ha messo in campo un ulteriore piano vaccini che invece tiene conto degli estremamente vulnerabili e di una progressione per ordine di età. Questo lo dico perché qualche volta leggo che è la regione a decidere se vaccinare Tizio, Caio o Sempronio. Invece noi che siamo siciliani abbiamo avuto un grande esempio, che è quello del più grande dei siciliani, che si chiama Sergio Mattarella e che per vaccinarsi ha atteso il suo turno. Così deve essere per tutti. Assessore, una domanda. Lei ha citato Francesco Paolo Figliuolo, il generale che l'impressione che si ha dato un nuovo sprint tanto sulla logistica quanto sulle somministrazioni dei vaccini. Ha detto a breve andremo sui 300.000 e poi sui 500.000 al giorno. Al di là delle dosi, non ha l'impressione, e non voglio farla come domanda di critica politica, che ci fosse qualcosa da recuperare rispetto almeno ai primi due mesi di vaccinazioni in Italia? Beh, per fare le vaccinazioni ci vogliono i vaccini. Sembra una cosa banale, ma in realtà l'avvio della campagna vaccinale, che ha preso le mosse sulla fine del mese di dicembre per poi iniziare materialmente a gennaio, all'inizio ha anche scontato il difficile tema dell'approvvigionamento dei vaccini. Io mi auguro che il piano che il generale Figliuolo ha predisposto sia in grado di dispiegare i suoi effetti così come è scritto. Qualche volta ho come la sensazione che si scrivono cose che poi sono difficili da realizzare, ma noi dobbiamo essere ottimisti e quindi in questo suo nuovo impegno il generale Figliuolo saprà certamente fare molto bene. Il mio auspicio è che lo sappia fare anche confrontandosi. Fino ad oggi questo non è emerso, ma noi siamo persone collaborative. Assessore. Assessore, l'obiettivo è quello quindi di vaccinare la platea ritenuta insomma vaccinabile siciliana entro fine settembre, si parla di oltre 4.000 siciliani. Il governo nazionale ritiene che si possa completare il 70% delle vaccinazioni entro il mese di giugno, ovviamente lo condiziona all'approvvigionamento dei vaccini. Io penso che entro settembre sarà possibile completare per tutti la seconda dose, tenendo conto delle informazioni che vengono dal governo nazionale, ma per arrivare a questo obiettivo è anche necessario lanciare un appello. Da qualche giorno in Sicilia si rallenta
e più si leggono notizie improntate alla preoccupazione per molti cittadini, più fatalmente rallenta la campagna. Io ho sentito poco fa il collega del Piemonte, così come altri colleghi di altre regioni italiane, e un po' tutti manifestiamo grande preoccupazione per notizie che, quando accompagnate soltanto da clamore, rischiano di trasmettere una brutta battuta d'arresto alla campagna vaccinale, e quindi il rischio è che tutto quello che ci siamo detti poi fatalmente diventi difficile da realizzarsi. Noi invece dobbiamo chiedere ai cittadini di avere la stessa fiducia nella scienza che ha ciascuno di noi quando affronta ogni problema di salute. Assessore, però oggi a Caltanissetta 3 persone su 2 hanno ritardo di vaccinarsi, per notare la stanzella che hanno ritardo. Voi ovviamente siete preoccupati. Cosa qua, credo, ma vorrei capire l'osservatore. 3 persone su 2 vuol dire che meno uno hanno. 2 su 3, vabbè. Ah, due, no. È logico. No, perché sotto zero. Il momento è difficile, ma sotto zero era complicato. No, il monitoraggio da parte della regione c'è, la preoccupazione pure, però i numeri che ho io, per esempio, su Palermo sono molto diversi.